partecipazione, cioè ha messo in dubbio il fatto che la popolazione possa partecipare o meno. Allora faccio presente, faccio parte del comitato no discarica Fonte Nocera e faccio presente, appunto, non so se siete corretti di che cosa si tratti, ne ha parlato Mauro Capri, il nostro presidente, di questa discarica che è stata autorizzata dal comune di Poggiorativo e questa cosa mi sono persa, scusate, c'è un po' d'Alzheimer come casalinga di Bovera. Ecco, faccio presente che noi, in qualità di cittadini, cittadini non legati a cose politiche, ci siamo attivati tutti, la popolazione ha partecipato, abbiamo fatto ricorso al TAR, che è tuttora in corso, stiamo aspettando la sentenza, e tutte le persone hanno messo mano al portafoglio per tirare fuori i soldi per questa cosa. Quindi, caro architetto, le direi di non preoccuparsi, perché la gente è molto consapevole e quando ci sono problemi seri partecipa, e quindi casomai il problema ce l'abbiamo con le autorità competenti politiche. Quindi insomma non si preoccupi per noi, perché noi siamo molto coscienti, va bene? Naturalmente non intendevo dire che non, cioè, se no non sarei nemmeno qua se non ci avessi la sua stessa convinzione. Sono assolutamente convinto, e se facciamo questa cosa è per questo, se no sarebbe inutile. Quindi assolutamente d'accordo, non devo aggiungere altro. Volevo dire soltanto una cosa da un punto di vista invece pratico, che trovo abbastanza interessante come, anche come filone di lavoro qua. La cosa che lei segnalava anche del fosso, eccetera. Cioè, una cosa che si sta facendo, e con Massimiliano poi magari ne potrà parlare, è il fatto che ora tutti noi abbastanza facilmente all'interno del territorio possiamo segnalare delle cose e possiamo costruire, georeferenziandole con un telefonino, cioè che è veramente semplice, 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 cioè mandare un messaggio con la collocazione georeferenziale è semplice, cioè si fa molto facilmente, e potremo come risultato di questo avere una mappatura anche di questo tipo di cose che non devono essere, come dire, allarmistiche. Poi Angelo mi spaccia, non è il discorso dell'allarmismo che è normale. Dire, cioè io vi dico, abbiamo lanciato questa campagna di cui poi parlerà anche verso Massimiliano, sul fatto proprio che i cittadini possano contribuire a segnalare. Ci sono delle città come Potenza che stanno facendo delle mappe urbane per dire guardate qui i bambini esondano e mettono l'acqua in garage. Ora il problema è per il singolo cittadino, però è un problema che se si va a vedere a scala io posso capire in quanti punti di quella città esonda effettivamente quando le fognie non ricevono più e che quindi vanno a problema. Quindi anche sul monitoraggio è un lavoro che si può assolutamente fare, cioè può essere molto costruttivo e può essere una delle cose che si può proporre all'interno di questo percorso. Grazie. Io volevo dire una cosa. Buongiorno a tutti, sono Alberto De Santis, campo base Alfa. Io in questo momento sicuramente abbasserò il livello della discussione, però mi piace essere un attimino pratico. Oltre alla Fronte Falfa ci sono anche altri comuni molto importanti che al momento non aderiscono, per la sponda romana. Sponda? Romana, provincia di Roma. Comunque, a parte questo argomento qui, io vorrei dire soltanto due cose. Uno è il contratto del fiume, non è un progetto illimitato, cioè se non arriviamo con un progetto determinato in tempi utili siamo fuori. Quindi tutti gli altri progetti andranno avanti e noi non ci presentiamo alla gara, se gara la vogliamo chiamare. Due, oltre al progetto in fiume ci dobbiamo impegnare come associazione, come comuni, alla quotidianità, sia per focalizzare meglio il nostro territorio, sia per migliorare il progetto che vogliamo fare, la quotidianità e vivere il territorio. Quindi fare più iniziative sul territorio e sul fiume da parte dell'associazione, da parte dei comuni. Per esempio
ripristinare vecchie strade, sentieri abbandonati, portare secchi dell'immondizia con raccolta settimanale, in modo che dove facciamo attività non vediamo o abbandono dei rifiuti o volontari che la raccolgono successivamente in seguito. Quindi sono dei piccoli aspetti tecnici quotidiani che secondo me sono importanti. Adesso passo la parola a Sergio. Scusate, se facciamo, non so, non ho visto se l'avevi alzata, allora subito dopo la signora e Massimo Campagna, sì. Per dare un ordine. Allora, io volevo un attimo rientrare sul tema centrale di oggi, che mi sembra sia il discorso della partecipazione. Scusami, il nome... Io sono Sergio della Sportiva Sherwood. Siamo vicino a Salisano e facciamo attività di canoa sul Tevere. Dicevo, il tema centrale è la partecipazione. È venuto fuori, ecco, adesso quando è stato posto il tema da Sandro, no? Il fiume Farfa dentro o no, cioè chi lo decide? Questo è un elemento centrale. Tutti gli elementi che sono stati imposti fino adesso ci dicono che è partita l'iniziativa del contratto di fiume a maggio 2014, eccetera, però poi l'organismo decisionale, che dovrebbe essere l'assemblea, perché di questo è lo strumento democratico, cioè evidentemente c'è un qualcosa che va ancora aggiustato. Allora, io credo che, guardando in prospettiva e guardando in termini positivi, bisogna intanto convocare un'assemblea di tutti gli aderenti, perché così come è nato in tutta Italia, nella stragrande maggioranza dei casi i contratti di fiume sono nati dalle istituzioni pubbliche, cioè dalle amministrazioni locali, che in realtà non è nello spirito e nella filosofia della partecipazione, questo nella stragrande maggioranza dei casi. E la partecipazione è l'elemento che deve contraddistinguere, è stato detto giustamente da Bastiani più volte, è l'elemento trainante che determina questa esperienza rispetto ad altri tipi di esperienze politiche e sociali che si stanno facendo in Italia, ed è l'unico elemento che può riportare la gente ad essere protagonista. Quindi il discorso è il protagonismo. Perché un'associazione culturale dovrebbe partecipare a qualche titolo al contratto di fiume? Ho sentito con piacere, ce n'era una, ma se ne sono state invitate tantissime, cioè le realtà che più operano sono associazioni che hanno le mani in pasta, che fanno attività sportiva, attività sociale come Fonte Nocera, eccetera, e gli altri perché, a che titolo dovrebbero partecipare? C'è qualcuno degli agriturismi qua, c'è qualcuno che gestisce situazioni particolari nel sociale? Allora bisogna trovare il meccanismo attraverso il quale si restituisca protagonismo alle persone. Esattamente l'opposto a quello che ha fatto la politica in Italia in questi 20 anni, cioè lo scollamento, diciamo, da quella che è la realtà di partecipazione e di adesione a un progetto sociale e quello che è invece l'addetto ai lavori, cioè il politico l'addetto ai lavori. Questa cosa per il contratto di fiume, visto che non ci sono soldi, non ci sono, come dire, grosse prospettive, se non quello di rimboccarsi le maniche e diventare credibili su un piano di progettualità, è la prima cosa da fare. Quindi in termini pragmatici quello che va fatto è convocare immediatamente un'assemblea, ma non tra 6 mesi, cioè a gennaio convocare un'assemblea del contratto di fiume in cui le associazioni che sono qua presenti, il coordinamento delle associazioni che adesso daranno la propria adesione formale, cioè possano in qualche modo alzare la mano e dire se il fiume Farfa deve stare dentro questo percorso o non ci deve stare, per esempio. Quindi il protagonismo, l'assemblea, i tavoli tematici, perché giustamente si diceva le opportunità ci sono, ma ci sono sulla base di che cosa? Cioè di una progettualità che va costruita. Tutti noi sappiamo che i comuni sono pieni di progetti che sono stati già realizzati e che possono essere tirati fuori in qualsiasi momento, cioè progetti, come dire, esecutivi, e questo un po' ci preoccupa, perché le esperienze che sono state citate, in cui sono stati presi anche dei soldi e fatti dei progetti, in realtà non hanno dato, diciamo, quelli che sono i risultati che ci si aspettava. Perché? Perché sono stati fatti, come dire, con criteri
che mancava un elemento fondamentale, la priorità. Cioè, che cos'è la priorità? È quello che io vado a, come dire, a investire, a ricercare come primo elemento. E questo è quello che manca, per esempio, nel manifesto di intenti, che è condivisibile perché è un quadro di riferimento, ma le priorità, va detto, non ci sono. Quali sono le priorità che, per esempio, il coordinamento delle associazioni ha individuato e che crediamo siano i primi strumenti all'interno dei quali andare a costruire la progettualità? La qualità delle acque è una cosa fondamentale, cioè noi non possiamo pensare di fare uno sviluppo turistico del territorio quando abbiamo, cioè, un fiume che non è assolutamente utilizzabile in termini di sicurezza, se non altro microbiologiche, eccetera. Cioè abbiamo una quantità enorme di comuni che non hanno un depuratore. Allora è inutile che andiamo a pensare al pontile sul Tevere se poi quello stesso Tevere ha uno scarico di liquami sia cittadini che derivati dall'allevamento animale, qua sotto al Poggio Mirteto c'è per esempio eclatante 600 capi di bestiame che scaricano direttamente nel fiume. Cioè, ma che cosa vogliamo parlare? Cioè, questo è il primo elemento centrale sul quale dobbiamo andare a individuare una progettualità, se c'è, andare a spolverare i concetti oppure andare a cercare di costruire una progettualità su questo. Secondo elemento qual è? Il discorso dello sviluppo del territorio sul piano urbanistico, culturale e artistico. C'è un elemento centrale che bisogna ridurre il consumo di suolo. Questo è un altro elemento fondamentale. Non possiamo assistere alla cementificazione. Cioè, lo vediamo, tutti quanti cercano di fare la rincorsa per la propria zona industriale, si costruiscono dei mega capannoni, dopo ci si va a mettere la scuola di ballo, ci si va a mettere quello che vende la roba agricola, cioè con destinazione che è sicuramente diversa da quella che era, come dire, la grande prospettiva. Cioè le zone industriali in un territorio come la Sabina non ci possono più essere, quelle che ci sono state ormai è uno scempio ambientale, ma dal punto di vista di prospettive io direi che forse questi sono degli elementi di priorità determinanti. L'uso e lo sfruttamento delle risorse, parliamo di acqua, di cave, eccetera. Cioè noi abbiamo il paradosso di Roma che si prende non so quanti metri cubi di acqua al secondo e la cittadinanza non torna ai comuni, non torna a nulla. Cioè, questi sono degli elementi, cioè, fondamentali, così come fondamentale è il discorso dell'agricoltura sul consumo del suolo. Un'altra priorità, cioè se questo è un territorio a vocazione agricola, perché nella storia che è sempre stato così, questo è uno degli elementi centrali sui quali bisogna individuare la priorità e quindi costruire una progettualità. Chiudo dicendo che è fondamentale darsi degli strumenti. Il primo strumento è l'assemblea che va convocata, il secondo strumento è quello dei tavoli tematici, il terzo strumento ridiamo protagonismo alle persone, allora secondo me potremmo avere un'inversione rispetto alla situazione attuale. Io soltanto ringrazio dell'intervento, così anche nei miei termini, diciamo il contratto di fiume è uno strumento di partecipazione, non è un progetto, perché altrimenti non... Le priorità vanno costruite insieme, cioè noi siamo in questa fase, seppur la governance deve essere ancora, come dire, definita meglio il ruolo dell'assemblea, però come dire, noi siamo in una fase partecipativa di costruzione del documento programmatico, di quello che saranno le priorità, che per evidentemente il mondo associativo è fatto di tanti come dire, soggetti. È chiaro che qui si potranno anche in sede assembleare scontrare alcuni interessi proprio di visione delle cose, ci si dovrà confrontare, questo è chiaro, quindi come dire, raccogliamo l'invito a riconvocare l'assemblea a questo punto, evidentemente sulla base delle adesioni io vi invito a presentarmi poi a fine mattinata quando volete mettere sul tavolo le visioni delle associazioni e poi la conversazione sui temi tavoli tematici, insomma. Posso dire una cosa? Sul metodo dell'assemblea, prima si è parlato del voto, ora il voto è l'ultima ratio, cioè nel senso che non è che ci si deve contare, perché anche nell'assemblea
come in tutte le cose c'è il rischio di guerra per bande, cioè nel senso che se io voglio far passare una cosa e porto 100 persone e faccio votare l'assemblea, allora la democrazia può essere anche pilotata. Ci dobbiamo fare i conti, lei ha ragione quando dice non siamo più abituati a queste forme di democrazia diretta, è vero, quindi dobbiamo anche riscoprire il metodo. Ora, nel lavoro dell'assemblea io ho visto che più che votare è il confronto. Allora, nel momento in cui, come giustamente diceva Angelo prima, ci sono delle posizioni sul fatto della coerenza, per esempio relativo all'ambito di Farfa, che sia dentro quest'area qui, nell'assemblea ci dovrebbe essere, se questa cosa non è, come dire, se non è giusto che venga portata avanti, è bene che ci sia qualcuno lì, assolutamente no, perché rischiamo, facendo, inserendo, avendo questa visione, può succedere questo. Gli si risponde e c'è un confronto. Ora, quello che si auspica all'interno dell'assemblea non è tanto la conta dei voti, che io posso in qualche modo, se ho la coscienza sporca, assumo in qualche modo, ma il confronto. Cioè è evidente che se non ci sono motivate, non ci sono le motivazioni per cui questa cosa non possa essere fatta, è evidente che in quel caso ci sono motivazioni invece per cui possa essere fatta, l'assemblea, come dire, si pronuncia in quel modo lì, senza bisogno di alzare la mano e di magari avere fronti opposti. Questa del voto avviene quando ci sono due posizioni molto conflittuali all'interno dell'assemblea, e allora a quel punto si vota. Scrive Roberto Bobbio, leggetevi, che è interessante, mi sono andato a leggere un po' di cose sulla democrazia diretta, che chi perde però ha la possibilità di stare col chiodo sul collo che ha vinto, perché io pensavo così, c'hai avuto ragione tu, perché l'assemblea ha avuto ragione, però non ti controllo, e ogni volta che c'è qualcosa di dirò, guarda, stai attento perché questo è così, perché vedi, fai bene questo, cioè non in senso distruttivo, ma in senso ovviamente costruttivo. Quindi anche nel metodo del lavoro dell'assemblea potremmo, nella prima assemblea utile, anche dare alcuni, senza necessario, però dare alcuni punti. Cioè, il voto è l'estrema ratio dell'assemblea, della democrazia diretta. Una priorità rispetto a un'altra pone le condizioni del naufragio di un intero contratto di fiume o di un subbacino. Ecco, quindi lo spirito dell'assemblea deve essere quello comunque non di mettere a voto, ma di aprire le braccia e far aderire più strutture e portatori di interesse sul territorio possibile. Non ci deve essere esclusione nessuna. Perché se io lavoro a nord o non lavoro a sud rispetto alla riqualifica e alla valorizzazione del territorio, ne ho delle conseguenze sia da una parte che dall'altra. Quindi questo dovrebbe essere il primo obiettivo dell'assemblea. Primo. Seconda cosa, volevo specificare il punto 9 dei temi emersi nella prima assemblea, pianificazione territoriale. Il contratto di fiume, sono arrivato tardi, quindi alcuni aspetti penso di averli persi, ma vorrei chiarire una cosa come... La pianificazione territoriale, il contratto di fiume non è altro che l'assunzione di regole, l'avrete detto, no? Quindi io mi responsabilizzo. Scusami Massimo Campagna, lui sta parlando, non ho sentito che hai detto il nome, quindi Massimo Campagna è un architetto impegnato sul territorio. No, questo non è importante. No, è importante no, presentarsi, perché altrimenti tante volte non è giusto presentarsi. Ma guarda, i cittadini sono tutti uguali, non è questione che uno è diverso dall'altro, comunque tanto per non perdere riferimento. Il contratto di fiume, vi dicevo, è l'assunzione di responsabilità nell'accettare determinate regole. Regole che sono state già indicate, già scritte, dalla pianificazione sovraordinata. Il contratto di fiume deve essere una attuazione di quanto già è stato pianificato. Fino adesso non è che si è detto in maniera specifica, sì, vabbè, ma cosa posso fare e cosa non posso fare? Perché questi sono i temi che in parte evidenziano delle criticità, ma questo elenco va bene in qualsiasi parte del nostro territorio nazionale, cioè abbiamo il 75% del territorio che è interessato dal rischio idrogeologico, quindi queste cose qui vanno bene in Trentino come vanno bene in Puglia.
Nello specifico, le nostre criticità, di cui alcune Sergio ha già, le ha già emerse, sono sotto gli occhi di tutti, devono essere evidenziate e devono essere assunte, quindi come responsabilità comune di tutta la comunità che sta da Nazzano fino a Orte, perché altrimenti viene meno quello che è proprio un discorso principe dei contratti di fiume. E questo si fa e si può fare solo nel rispetto della pianificazione sovraordinata. Vuol dire che a queste assemblee, a questi partecipanti, bisognerebbe dirgli in sede di assemblea, piuttosto che decidere se è importante il farfa, il paglia o meno, perché dal punto di vista geografico rientrano, ricadono già nel bacino idrografico del Tevere, quindi non sono questi i temi da dover affrontare, ma illustrare ai soggetti portatori di interesse cosa effettivamente si possa fare, cosa ci è consentito, perché uno dei presupposti principe del contratto di fiume è la conformità con la pianificazione urbanistica sovraordinata. Se andiamo a prendere il piano provinciale di Rieti, esso già stabilisce gli indirizzi e i criteri per quanto riguarda la valorizzazione, la tutela e via dicendo del tratto di Tevere che ricade nella provincia di Rieti. C'è da andare ad analizzare il piano provinciale di Roma per vedere cosa prevede in quel tratto e bisogna lavorare su questo, cioè dire nello specifico tu di che ti occupi, c'hai un'azienda agricola? Allora, in ambito del contratto di fiume le tue proposte devono rientrare entro quei binari, quei criteri, quei tratti. È chiaro? Non posso proporre un inceneritore o una struttura turistico-residenziale, per esempio, dove non è previsto, dove non è compatibile con tutti quelli che sono i principi della pianificazione e del contratto dei fiumi a cui fanno poi comunque riferimento. Questo bisogna dire all'assemblea, perché fino adesso sono passati 2 anni che si continua a parlare dei metodi, dei criteri, dei principi, degli indirizzi, ma sono tutte chiacchiere. De volta in volta vengono invitati amministratori locali a tutte le scale, rappresentanti di enti locali, ma poi alla fine, se andiamo a quagliare, è aria fritta, perché la gente comune, noi, dobbiamo sapere cosa effettivamente dobbiamo fare per non riproporre gli interventi sul Tevere, la navigabilità. 10 anni fa sono stati spesi 4 milioni di euro per approdi che non funzionano, battelli che non navigano, piste ciclabili che non ci sono, centri di canottaggio che vengono puntualmente inaugurati ogni volta che serve di fare consenso o attirare gente. Non è questo, non è questo, ma la gente vuol sapere cosa posso fare, dove lo posso fare, come posso contribuire, dove vado a prendere i soldi. Perché investire 10.000 euro, trovare dei volontari, dei giovani professionisti che sono disposti a progettare, a mettersi a disposizione della collettività, ma se ne trova una caterva, se ne trova. Il discorso è poi come facciamo, cosa possiamo fare, perché se diamo spazio a progetti calati dall'alto, come diceva Sergio, tutti gli enti locali sono pieni dei progetti, per poi riproporre che cosa? Le stesse cose che non funzionano, lo scollamento tra un'amministrazione e l'altra. Ecco, a mio avviso, io credo che più che, e con questo concludo, più che stare a discutere su farfa sì, paglia sì e via dicendo, bisognerebbe effettivamente, sulla base di un'attenta analisi e studio della pianificazione territoriale aggiornata, perché il piano provinciale a cui facevo riferimento io ormai è vecchio di 6-7 anni, determinate criticità non vengono neanche menzionate perché si sono verificate negli ultimi 7 anni. La stessa cosa vale per quello che è la pianificazione locale. Abbiamo tuttora nel comune di Poggio Mirteto allo studio uno strumento urbanistico che mi ripropone la stessa pianificazione, i criteri, benché la legge 38 aveva stabilito il termine di 2 anni per aggiornare gli strumenti urbanistici a quella che era la nuova legge regionale, sono passati dal 2001 sono passati 14 anni,
noi, sindaco, buongiorno, noi non abbiamo lo strumento urbanistico aggiornato alla 38, e questa è una cosa diffusa. Allora noi andiamo a fare delle proposte sulla base di una pianificazione che è vecchia. Ecco, e con questo concludo. Grazie. Su questo intervento soltanto commento. Spesso i progetti di per sé non sono sbagliati, spesso sono le gestioni che poi alla fine non si riesce a dare continuità. Su questo vuol dire, perché sennò sarebbe tutto sbagliato, no? Spesso sono le gestioni che ci mancano, spesso forse il controllo anche, ecco, recuperare un controllo anche della gente. Quando Massimo che diceva, beh, io posso anche perdere una votazione, però è chiaro che perdere una votazione non vuol dire perdere il mio obiettivo, quindi, come dire, tenere, stare addosso a quelli che sono poi i progetti che avanzano. Sì, si è spostato. Stavo per andare via, ma visto che questo era libero. Io sono Maria Teresa De Carolis, presidente dell'associazione Verso Libero. Ci occupiamo di cultura, ma ci occupiamo anche di ambiente. Io mi occupo di deforestazione, sono un editorialista e mi allaccio a quello che Sergio ha detto poco fa riguardo l'allevamento che sta sulle rive del Tevere, perché appoggio mi intendo. Nascerà a giorni la prima delegazione provinciale dell'Organizzazione Internazionale per Protezione Animali, l'OIPA, che nella provincia di Rieti non esiste, e io divento delegata. Questa cosa dell'allevamento è una situazione non solo che va contro l'ambiente, ma vabbè, parliamo di tutela ambientale ma anche animale, perché gli animali dal treno si vedono come stanno, sono immersi negli escrementi, quindi al di là del fatto che sulle rive del fiume si vedono delle cose veramente fuori da qualsiasi normativa, secondo me ci vorrebbe anche una sorta di censimento dei luoghi. Quindi io come associazione culturale e come anche videomaker mi faccio carico proprio della documentazione di questi luoghi, quindi anche al costo di farlo dal treno, perché non è accessibile alla strada e molti piccoli allevamenti sono proprio sulle rive del Tevere, io ne faccio una questione di tutela animale, facciamo una questione di tutela ambientale che lì potrebbe essere inserita nel punto 2, ma io la inserirei la tutela ambientale e ci mettiamo dentro la fauna e la flora. E lì il sistema della riserva è abbastanza abbandonato come tutela, come vigilanza. Quindi quello che mi prendo carico di fare io è a breve un corso per formare delle guardie zoofile che vigileranno sul territorio, visto che ci sono delle normative che non lo sa nessuno e purtroppo non c'è modo di farlo rispettare. Grazie. Se c'è. Prego. Non è un intervento, ma è una presentazione sintetica e quanto mai asettica. Distante ora. Sono stato ai vostri consigli qualche anno fa. E io mi chiamo Ernesto Maglieri e rappresento l'associazione culturale, la Società della Memoria di Magliano Sabina. L'associazione, leggo testuale così non lo trovo ad equivoci, assume come simbolo il movimento della memoria posto da Papa Urbano VIII fra la Via Flaminia ed il Tevere a ricordo dei lavori compiuti per mantenere il fiume Tevere nel suo nuovo alveo e dà il fine di favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale, storico e artistico della città e del territorio. Le idee hanno sempre viaggiato sul fiume, continuiamo a farlo anche in un'epoca in cui i trasporti si sono notevolmente interrotti. Grazie. Grazie per l'intervento. Non so. Prego. Buongiorno, io sono Mariella Forzi, faccio parte del comitato dell'associazione.
Oggi abbiamo proposto una scheda di adesione, poi siamo arrivati e ce n'era una anche fatta dal dottor Filabozzi, però in questa scheda noi non soltanto chiedevamo di aderire al manifesto di intenti, ma come è già stato detto, l'inserimento del fiume Farfa e anche l'inserimento di uno, ma anche più, rappresentanti all'interno non dell'assemblea, ma della cabina di regia. Perché penso che sia ormai evidente dagli interventi che sono stati fatti che ci sono delle competenze all'interno delle associazioni e chi più chi meno ha studiato questa cosa del contratto di fiume e vuole mettere a disposizione, non quindi in un percorso parallelo, ma a disposizione le proprie competenze. Io adesso non so, so poco io delle istituzioni qui, però vedo pochi sindaci all'interno della cabina di regia, sono tutti quanti sindaci, dove sono oggi? Questa partecipazione, questa credibilità che dicevamo proprio prima, è proprio questa, cioè da parte dei privati, delle associazioni, c'è poca fiducia perché c'è poca credibilità nei confronti. Io sono stata l'altro ieri a una conferenza alla Regione Lazio proprio organizzata sui contratti di fiume dall'Ordine degli Architetti di Roma e parlando insieme all'architetto Campagna con il segretario generale dell'autorità di bacino nominando il contratto di fiume della Media Valle del Tevere c'era poca credibilità, cioè ah sì, i sindaci sono riuniti, hanno firmato questo manifesto di intenti, ma poi e quindi probabilmente è anche questo quello che appare ai sindaci della Valle dell'Olio, della parte del Farfa, è partita una cosa troppo ristretta, per cui forse ok è una cosa volontaria, ci è stato già risposto varie volte anche dal dottor Filabozzi, è una cosa volontaria, sì, però forse va pubblicizzata questa cosa volontaria, forse deve essere trasparente. Io ho visto che avete dei contatti con il fiume, col contatto del fiume Meolo, sono andata a vedere il loro sito, mi sembra molto molto valido, seguiamo le loro idee, cioè noi abbiamo creato un sito delle associazioni, quindi non va a sostituire naturalmente quello del coordinamento del contatto del fiume, ma delle associazioni, e all'interno del quale ci sono tutti quanti i documenti che si possono scaricare, quindi per fare anche pubblicità a questa cosa, perché se nessuno poi fa pubblicità qui non si va. E noi chiediamo di far parte della cabina di regia per queste competenze, chiediamo anche ai sindaci e parlato spesso con il dottor Filabozzi, da parte dei uffici tecnici dei comuni per adesso non c'è tutto questo, quantomeno l'ultima volta che ci eravamo parlati, non c'è tutta questa solidarietà, diciamo così. Quindi noi ci mettiamo le nostre competenze, la nostra voglia di partecipare, però anche da parte dei comuni probabilmente ci deve essere altrettanto. Quindi volevamo anche appunto una risposta su questa storia dei rappresentanti, perché comunque il coordinamento all'interno di sé varie associazioni differenti, quindi anche vari rappresentanti che rappresentano differenti attività all'interno della cabina di regia. Sì, facciamo un altro paio di interventi, un po' freddino dentro la sala, poi se i sindaci presenti riferiranno a questo, sicuramente nell'ambito del contratto ci serve anche qui la comunicazione, cioè una comunicazione diffusa che è relativamente semplice farla, però anche lì la comunicazione probabilmente va un pochino come dire, anche quella un po' ragionata, nel senso che deve essere anche quella, quindi si sta parlando, si sta decidendo, si dovrà decidere quali siano le forme ufficiali di comunicazione da dare, oltre quelle che sono le comunicazioni social che possono andare, che possono essere diffuse sulla in web. Anche perché poi materialmente queste cose vanno fatte, ci sono dei documenti che vanno scritti, da chi vanno scritti questi documenti? Chi li farà?
Esattamente. Mi dai, passo subito la parola. È chiaro che a livello come dire, anche regionale, quando si parla del, ma non è visibile questo contratto di fiume, probabilmente l'azione di ieri del consorzio di Berina diffusa su tutte, questo non vuol dire qualità dei processi o qualità del, del, vuol dire forse un po' di visibilità, ma non vuol dire qualità dei processi. Allora noi dobbiamo, mettere insieme queste cose. È chiaro che il nostro viviamo all'esordio, sia l'assessore Refrigeri sia l'intervento di qualche rappresentante, diciamo, noi viviamo un territorio dove forse se ci confrontiamo sia a livello di organizzazioni di ente, sia a livello di organizzazioni di associazioni, con dire, qualche associazione che ha mezzi molto più importanti, noi sembriamo veramente in realtà non è questo, non è così, non è questo, dobbiamo reagire a questo, dobbiamo fare forza e fare conto. Ma per fare questo devi allargare la disponibilità a lavorare insieme. Massimo, lavorare insieme vuol dire accettare, prendere gente disponibile a spendere tempo, fantasia e quindi supportare questo. Le strutture organizzative e amministrative degli uffici tecnici non garantiscono questo. Il consorzio, no, forse non so perché è uscito, non so se Carolina l'ha detto, gli aderenti al consorzio di Roma pagano 250 euro l'iscrizione al consorzio. L'anno scorso lo stesso consorzio, che non era stato pompato come è stato pompato in questi giorni, l'iscrizione era di 1250 euro. Con quei contributi 50 aderenti al consorzio vuol dire che sono 70.000 euro. Con 70.000 euro, ma sai quante ne sforni le cose? Ah, guarda, questa sfida, scusami, fammi terminare, scusa, anche se sono passato davanti agli altri che erano in lista per parlare, però volevo specificare questo. Noi non abbiamo qui 60 aderenti al consorzio che sono in grado di tirar fuori 1.000 euro l'uno, per esempio, no? Quindi vuol dire che siamo perdenti. Allora basiamoci sul volontariato, vediamo cosa uno è disposto a mettere del proprio tempo, sia come professionista, come operatore sul posto. Guarda, mi sembra che oggi ci siano già diverse sfide, questa è una di quelle, vediamo se, come dire, c'è... 70 non ci stanno, però qualcosa ci può stare, perché ho fatto un esempio prima, che siamo disposti a investire 100.000 euro su casa nostra. Io ancora credo nei cittadini e nella possibilità di dire ai cittadini, come è stato fatto in altri casi, dammi 10 euro, va bene, facciamo per queste l'elemosina, se serve chiamarle così, da un imprenditore dammi 1.000 euro, tu sai che cioè io ce l'ho messo in tasca mia per andare dentro al consorzio di là per capire, ecco, per cui io non sono così sfiduciato che non si riesca a reperire un minimo di fondi per poter proprio iniziare a parlare in maniera strutturata, perché a me spesso io con la politica sono durissimo, però allo stesso tempo devo dire che anche noi come associazione e come cittadini dobbiamo anche proporre qualcosa di concreto, se no gli continuiamo a dire non si fa, non c'è, però che cosa, come hai detto te, lo sai quanto condivido, se riusciamo, ieri hanno presentato un progetto che è disarmante, perché il sindaco Marino gli ha detto che avete fatto, aspetta, lo dobbiamo fare pure noi, per quanto è strutturato, perché ci hanno investito e è vincente. Noi facciamo insieme nel rispetto delle linee guida, della pianificazione territoriale, del bacino idrografico, facciamolo però concretamente, perché io Andrea Giulini non ho le competenze per farlo. Mettiamoci la volontà, i soldi, mettiamoci qualcosa, e io spero, e chiudo dicendo che non possono le istituzioni venire meno, non possono, ma non, il primo mi sembra che non voglia, in maniera un po' più aperta, perché era partito diversamente. Secondo, non possono, farebbero un buco diciamo enorme. Chiudo. Un intervento, sì, signore? Sì, sono Alessandro Rossi, sono un agricoltore, sono suo, tra le altre cose suo padre, di Carolina. Due discorsi, uno sulla credibilità e uno sulla criticità. Io sulla credibilità
Il discorso del contratto di Fiume per me può essere un ottimo strumento. Io sin dall'inizio mi è piaciuto come strumento, proprio per questa storia della partecipazione. Io, qui lo devo dire, vengo da un'arrabbiatura furiosa che è stata fatta, che ho avuto alla prima riunione che abbiamo avuto. Loro parlavano, Sandro parlava della riunione che è stata fatta alla Tevere Farfa a giugno. A Tevere Farfa a giugno mi sono preso una arrabbiatura spaventosa, perché a un certo punto a mezzogiorno ci siamo trovati noi senza i politici di turno, amministratori, che avevano fatto il loro bel interventino e se ne erano andati, e ci siamo trovati noi tecnici, che io sono un agricoltore, posso dare il mio contributo soli lì a parlarci addosso. Perciò il discorso della credibilità, che lei fa giustamente, è molto complicato, è complicatissimo, ma è complicatissimo dal punto di vista psicologico. Cioè, è psicologicamente difficile per una persona, per un cittadino, per un fruitore del territorio, per un agricoltore nel mio caso, essere sicuro di questa partecipazione. Cioè, voglio dire, se il politico e l'amministratore si cala un quintale di cenere sulla testa, ci può essere questo trade union per riuscire a fare qualche cosa. Io questo qua lo dico, faccio il mio esempio come agricoltore. Noi come agricoltori siamo davanti a un problema enorme, e qui parlo di criticità, che sono i cambiamenti climatici. Io dico sempre, se noi agricoltori riusciamo ad avere un trade union col mondo della ricerca, probabilmente insieme riusciamo a risolverlo questi problemi, insieme riusciremo a fare qualche cosa. Il mondo della ricerca da solo non riuscirà a fare niente, noi agricoltori da soli non riusciremo a fare niente. Allora io provo a lanciare una sfida, può essere che arrivato a questo punto, anche perché Giancarlo non c'è più tempo, come non abbiamo più tempo noi agricoltori davanti a questi cambiamenti climatici, io credo che non c'è più tempo con queste criticità. Il signore aveva perfettamente ragione, è criticità, un'esondazione, ma è criticità pure per noi il fatto che davanti alla sponda, davanti, arrivi uno e faccia una discarica perché si sveglia la mattina e fa la discarica. È criticità uguale quello che c'è un allevamento di vacche e manda l'acqua nel fiume, sono tutte criticità. Perciò probabilmente, dico io, spero, può essere che facendo tutte e due mea culpa in questo caso, può essere che si riesce a risolvere qualcosa. Però comunque, ripeto, è psicologicamente molto 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 difficile. L'unica cosa che gioca a favore nostro è che per me arrivare a questo punto è l'ultima chiamata che abbiamo, è veramente l'ultima chiamata che abbiamo. Grazie. Sì, volevo solo rispondere un attimo su questa cosa qua. Ci sono due rischi molto grossi che dobbiamo riuscire a fronteggiare. Il primo rischio, secondo me, è quello di elevare sempre lo scontro a livello superiore, cioè a dire, se io dico togli le macchine dal campo e quello vicino mi dice ma che te frega, guarda che disastro qui intorno, è lo schifo, è tutto lo schifo, come me ne fai voglia a fare? Anzi, mi metto dentro casa, cioè... Insomma, attenzione, perché quando io ho un problema enucleabile, piccolo, risolviamolo, perché sta sempre a un livello superiore, è rischioso. Cioè, nel senso che io posso affrontare il livello della pianificazione, il livello dell'inquinamento complessivo, dei cambiamenti climatici, ma da che cosa parto? Cioè, ci stanno fregando con questo sistema, perché tutti noi non facciamo molto spesso... facciamo poco o niente, però perché tanto ci fanno pensare che è inutile, che lo fai fare? Tanto il vicino può fare il contrario, quindi che lo fai fare? Cioè, addirittura senti delle bellissime favole sulla spazzatura, quando si dice ma chi la fa fare la differenza? Tanto mi siamo tutti insieme. Cioè, capite? Questo ci sta ammazzando. E per cui, insomma, su questo bisogna che stiamo anche concentrati al fatto di capire che cosa noi tutti i giorni possiamo riuscire a fare. Ora, è giusto, secondo me, quindi riorganizzare sulla scala delle nostre capacità, delle capacità che abbiamo di incidere concretamente sul futuro. Quello è più difficile. Cioè, che ci sono dei problemi, non saremo qui a raccontarsi, saremo tutti a casa.
ha fatto. Se stiamo qui è perché i problemi ci sono, evidenti. Cioè, lo stesso, la politica ha delle colpe, ma sono solo le colpe della politica? Cioè, la politica, cioè, voglio dire, adesso poi io faccio difensore d'ufficio, ma c'è qualcuno che la detta? Cioè, bene o male, c'è qualcuno che ci ha campato sulla speculazione edilizia. Non sono soltanto i sindaci che ci hanno permesso, ma chi ha proposto solo quello? E tu lo avrai visto perché era il vicino tu. Allora, non è che, cioè, il contatto di Fiume deve riuscire a muoversi nell'ambito del capire e conoscere meglio le dinamiche del territorio, anche semplici, per intervenire e migliorare e poi agganciare anche progetti più complessi. Ma è una cosa, quando io dicevo, cioè lei dice io faccio l'agricoltore, bene, tentiamo di capire se l'agricoltore che confina con lei vicino condivide intanto questo tipo di approccio. Perché i centri di ricerca si portano sul territorio, ma se lo chiede lei non vengono. Se siete in 50, vedrà che ci riusciamo. Cioè è anche un discorso di capacità di organizzazione e di, come dire, sì, la credibilità, ma la credibilità si guadagna sul campo, concretamente. Nessuno risolve il problema suo, probabilmente. Cioè, se pensa che arriva uno al comune, un altro di ottoglie, cioè è una cosa che dobbiamo cominciare a pensare se siamo in grado di farlo. Sono d'accordo sul fatto che è l'ultima chiamata, questo è vero. È molto probabile che non ce ne sarà un'altra, cioè o ricominciamo a prendere questa cosa, ma non è impossibile. Noi in Italia abbiamo fatto così fino agli anni 50. Fino agli anni 50 le cose andavano a una certa dimensione, non politica. Non voglio fare regia del periodo politico, dico in un periodo della nostra storia i cittadini erano abituati alla mezzadria, erano abituati a fare le cose, ora non finì. Ora dobbiamo riprendere e dire la nostra storia è quella prima degli anni 50 in realtà, cioè come rapporto con il bene collettivo. Poi abbiamo delegato, abbiamo tutto, è difficile riappropriarsene, perché cioè, le cose non vanno. Piove governo l'altro, si è più comodo, però insomma, che serve? Serve fare qualcosa? No, abbiamo fermato l'inquinamento? No, a me fa paura anche quel documentario che avete visto forse in parecchi di allora. Cioè, dice, è importante che la gente sappia, come è importante che ci siano trasmissioni come Report, però Report fa 6 milioni, trasmissioni come Scala Mercalli, che ti racconta invece, guardate che se può fa così, ce l'ha 1 milione. Cioè, capito? Cioè le soluzioni piacciono meno delle denunce, ma le denunce si fanno alla Procura della Repubblica ed è giusto che si continuano a fare anche senza contratti di fiume. Le proposte si possono fare dentro i contratti di fiume. Allora posso dire una cosa, un'ultima cosa, perché sì. Tardi vogliamo andare via. Mi chiamo Grazia Gerone, sono iscritta alle cartelle da tanto tempo, seguo un po' per vari motivi questioni di territorio. Adesso stiamo investendo anche noi, perché io mi sono trasferita in Sabina e è bellissimo questo posto e stiamo proprio investendo. Purtroppo il problema di chi voglia, chi abbia un'iniziativa da solo o insieme ad altre persone, è che non sai che cosa è stato previsto per quel territorio e nel momento in cui tu hai preso una decisione. Purtroppo io sto vivendo una situazione molto brutta perché ho investito e purtroppo ho scoperto che in un terreno vicino c'era un progetto mandato avanti all'insaputa di tutti che avrebbe compromesso anche l'attività per cui io sto investendo. Allora, se questo contratto di fiume potrebbe essere un mezzo anche per permetterci di dialogare con questi uffici tecnici che sono peggio di società carbonare, sono chiusi e non si sa niente di quello che succede. Allora noi cittadini possiamo anche essere, ci mettiamo insieme, abbiamo progetti, investiamo, ci diamo da fare, ci rimbocchiamo le maniche, però magari nel frattempo un tecnico ha messo una firma e tutto quello che tu hai fatto viene vanificato. Allora quello che chiedo io, è possibile avere un dialogo con questi? Allora, i sindaci ce ne sono due, li ringrazio perché veramente insomma, avere la presenza degli amministratori è qualcosa di insomma, non usuale. E è possibile avere anche un dialogo con questi uffici tecnici per capire che cosa stanno progettando senza informare i cittadini? Perché alcuni parlano con i cittadini,
altri no, e non puoi sapere niente perché è blindato. Allora devi cominciare l'accesso agli atti e non te li danno, e paghi l'avvocato, cioè soldi li stiamo buttando in altre cose. Allora quello che chiedo, è possibile avere un dialogo con gli amministratori? Cioè noi cittadini, allora adesso non so in che forma, però magari partiamo da questo contratto di Fiume per cercare di riallacciare alcuni rapporti che in questi anni si sono rotti, sono venuti meno in alcune zone, non in tutto, però in alcuni comuni sì. Grazie. Volevo sì. Un attimino soltanto aggiungere appunto la difficoltà che hanno i cittadini di contattare e i primi amministratori e le funzioni superiori. La stessa cosa è successa a Ponte Nocera, questa cosa della discarica è stata programmata sotterranea per anni e ci troviamo con questa situazione immensa. Ponte Nocera c'ha il Carlo Corso, sfocia sul Farfa, il Farfa arriva prestissimo al Tevere, quindi è impensabile, parlo di questa situazione che conosco, è impensabile non permettere, cioè non agevolare l'intervento dei cittadini sul tavolo decisionale. In che maniera? Cioè in qualsiasi punto il cittadino, pure se ci mette l'anima, non arriva. Ecco, grazie. C'era un intervento che voleva fare il sindaco di Montopoli, Antimovile, e poi direi le conclusioni da parte del sindaco di Poggio Mirteto. Chiaramente tutto quello che si è detto e si è proposto, il tema che siamo state, sono emerse tanti fattori, sarà rimesso insieme e credo insomma adeguata risposta insomma. Ecco, vi invito a riconsegnare la decisione da parte delle associazioni prima della fine. Quindi la parola al sindaco di Montopoli. Molto brevemente, perché comunque sono stati chiamati in causa gli amministratori. Io credo che, come diceva il dottor Bastiani, se appunto gli amministratori sono qui e se gli amministratori sottoscritto manifesto intenti, è perché c'è la consapevolezza appunto che i problemi esistono e quindi indubbiamente vorremmo cercare di risolverli attraverso anche uno strumento come questo, che potrebbe essere un'opportunità sicuramente importante, con la consapevolezza che il percorso è lungo, con la consapevolezza che appunto bisogna coinvolgere tutti i soggetti che si vogliano rendere partecipi, e con la consapevolezza che spesso si fanno e sono stati fatti anche degli errori anche da parte degli amministratori, e vanno riconosciuti da parte nostra gli errori quando vengono fatti, e siamo i primi a farlo, perché comunque questo bisogna ammetterlo, quando si fanno degli errori e degli errori bisogna riconoscerlo. Però io credo che se oggi siamo qui è perché appunto noi vogliamo stare dentro a un processo che è un processo comunque di partecipazione, di coinvolgimento, ma non necessariamente per quanto mi riguarda. Per esempio, io voglio far parte della cabina di regia, io voglio stare dentro un percorso che voglio portare eventualmente delle proposte e voglio soprattutto sollecitare magari quelle che sono le criticità di un territorio. Il Farfa, ad esempio, è una di quelle situazioni che deve stare dentro a questo percorso, per forza ci deve stare. Quando io avevo in qualche modo avviato un percorso del monumento naturale o del parco del Tevere Farfa, dove dicevo che il Farfa doveva stare, è perché ritengo che sia comunque un elemento fondamentale. Per cui gli amministratori firmano questo appunto manifesto perché appunto sono consapevoli del fatto che sui territori ci sono dei problemi. Molto spesso i problemi non si riesce a risolverli, non si risolvono quelli di tutti i giorni, figuriamoci questi, diciamo così, più importanti. E se ci sono delle opportunità attraverso per esempio iniziative importanti come questa, bisogna cercare di starci dentro. Ecco, gli amministratori
appunto, non è vero che non sono disponibili. Per quanto mi riguarda, qui c'è anche il sindaco di Poggio Minteto, noi siamo veramente disponibilissimi tutti i giorni e ogni minuto della giornata. Per cui, se oggi magari qualcuno dice gli uffici tecnici sono blindati, io adesso non lo so, forse il mio potrebbe essere pure uno di quelli, perché spesso mi batto appunto con un ufficio tecnico che magari non ha qualche problema, il cittadino lo crea. Però gli strumenti per poter vedere quello che oggi fa un ufficio tecnico, un comune, sono tutti pubblicati in un albo web dove qualsiasi documento che esce dal comune deve necessariamente stare lì. Per il resto, quando vengono negati degli atti è perché comunque la legge spesso ti impone che per poter dare degli atti bisogna comunque seguire un percorso ben diretto. No, io... Figuratevi, io sono uno di quelli che con l'ufficio tecnico sta comunque in continua contrapposizione, perché ritiene che l'ufficio tecnico è l'elemento fondamentale di un comune e spesso proprio bisogna cercare di essere a disposizione dei cittadini per risolvere i problemi di tutti i giorni, quelli più spiccioli, che potrebbero risolversi in un veramente attimo. Io lavoro in un ufficio tecnico di un altro comune e spesso appunto mi metto nei panni del cittadino, no? Da amministratori, mentre arrivano il cittadino che va in ufficio e trova lo sbarramento, e questo veramente dobbiamo evitarlo. Scusate, io lascio la parola al sindaco di Poggio Minteto che appunto vorrà, credo che sia anche giusto che chiuda questa iniziativa. Ringrazio Fira Bozzi, Magliano, ringrazio tutti coloro che oggi sono intervenuti per il prezioso contributo. Grazie. Grazie ancora. Sintetizzare una giornata, insomma, è diventato un po' difficile, nel senso che mi sembra gli spunti ce ne sono stati tanti. Io purtroppo proprio con questo mi scuso perché mi sono assentato un po' durante la giornata, sempre per essere vicino ai cittadini, devo dire, il motivo era solo questo, però insomma ciò non toglie che mi sono stati evidenziati i punti che sono stati toccati questa giornata. E penso che noi dobbiamo soltanto far tesoro di tutte le osservazioni, di tutti i suggerimenti che ci vengono di volta in volta enunciati. Io ho visto proiettare alcune cose, penso che quella slide dove cita i 9 punti salienti che erano venuti fuori da altre riunioni, da altri momenti di tematici, diciamo, di approfondimento che facemmo a giugno del 2015, penso che siano la sintesi di quello che diciamo dovremmo coltivare, che dovremmo ampliare, che dovremmo far permeare dentro le istituzioni e dentro soprattutto al mondo associazionistico, ma anche dentro il mondo dei comuni cittadini. Io molto spesso anche con altri sindaci stiamo cercando di entrare con questi valori, con questi principi dentro le scuole. C'è l'assessore alla cultura di cultura e istruzione Filippo Giuminteto che con le scuole sta lavorando moltissimo su queste tematiche, sia presso le scuole medie che al polo didattico, perché penso che quando si fanno riferimenti come quello del cambiamento del clima o quello del rispetto dell'ambiente, quello della reggimentazione delle acque, ho sentito questa mattina un interventi diciamo che andava verso questi argomenti, pensare che coltivare il terreno dove non si fa più, non è previsto più un drenaggio del terreno a fine lavorazione, a fine semina, pensare che le cunette le ostruiamo per paura che l'acqua viene nelle nostre proprietà, così che le strade diventano dei fiumiciattoli, pensare che facciamo sì, tagliamo le erbe, facciamo la pulizia delle strade, che l'erba rimane nei cigli delle strade, che quello stesso poi andrà a creare dei tappi per delle ostruzioni nelle caditoie, nei punti di fuoriuscita delle acque. Cioè sono tutte piccole cose che chi viene dal mondo veramente del governo del territorio capisce che c'è qualche cosa che stride. Non è quello il modo per tenerlo pulito, magari facendo poi dei lavori straordinari, passando con la ruspa, col caterpillar, a togliere tutto, rimettere la terra in altri posti dove naturalmente magari ce ne andava una palata per volta, ce ne si doveva mettere, invece magari tutti insieme verrà a fare altro danno. Ce ne sono degli esempi che si potrebbero ampliare.
Per cui è ritornare verso, diciamo, certe metodiche anche lavorative della silvicoltura, dell'agricoltura più in generale, ma anche delle modalità di allevamento, cioè tornare a delle situazioni dove la natura venga più rispettata, perché è vero che su alcune grandi processi come quello del cambiamento del clima certamente noi siamo residuali come potere di incidere, e chiamiamo benissimo, insomma, si riuniscono i grandi del mondo per dare una parvenza di intervento proprio in questi giorni, insomma abbiamo avuto, no, delle risonanze mediatiche sui provvedimenti che i grandi del mondo hanno preso rispetto alla diminuzione del CO2 e dell'inquinamento mondiale. Sapete bene quali complessità di argomento, ma noi nel nostro piccolo possiamo sicuramente dare un grande contributo a questo. Le istituzioni, certo, le istituzioni possono sempre fare di più. Io dico che il mondo, chi fa l'amministratore, chi l'ha fatto, chi in qualche modo conosce le vicende amministrative, sa di cosa parliamo, delle problematiche, delle complessità in un momento di contrazione dell'economia, in un momento di difficoltà anche della vita sociale, vedere situazioni dove anche i contribuenti non riescono più ad assolvere alle loro diciamo, scadenze mensili, è un'angoscia per l'amministratore, che comprende pure però quanta un po' attenzione, quante speranze i comuni cittadini pongono nelle decisioni dell'amministrazione. Lo comprendiamo, cerchiamo, ce la mettiamo tutta tra virgolette. È chiaro che si può migliorare, si può fare di più, si può intervenire dialogando anche in questi momenti, cercando di, diciamo, espandere sempre di più la cassa di risonanza delle problematiche per poi poterle riassumere in interventi concreti. E torno adesso all'intervento concreto, cioè noi abbiamo tirato fuori gli elementi grazie a un'assemblea, diciamo, alla partecipazione di molti cittadini, tanti dei quali sono presenti anche oggi, e da quelle tematiche innanzitutto la cosa importante è riportarle nei luoghi decisionali, ma in luoghi anche di crescita culturale, io ripeto, nelle scuole, nelle famiglie, nei mondi dell'associazionismo. Quei 9 punti, poi ce ne possono essere di più, dietro ogni parola ci stanno tanti altri argomenti, ma veramente dovremmo pensare che rispetto di certe situazioni, posso dire, il ramo che sta cadendo ed è secco, quello ha pulito in modo giusto, noi va lasciato e quel giorno andrà a ostruire qualche cosa, coltivare dei terreni al momento giusto, non fare la massificazione seriale dell'allevamento, delle culture, la rotazione culturale, parliamo di cose che dovrebbe essere la quotidianità, i nostri altri lo facevano a prescindere, non c'era bisogno neanche, tra virgolette, di aver fatto un corso didattico all'università, perché se lo tramandavano da generazione a generazione. Adesso noi siamo un po' frastornati, perché abbiamo vissuto un momento dove c'è stato un grande sviluppo economico, una grande crescita, adesso siamo in una contrazione, una crisi mondiale, una crisi anche più, diciamo, della tenuta del tessuto socio-economico. Noi forse dobbiamo vedere questa crisi come un'opportunità, riprenderci noi la nostra natura, il nostro modello di vita quotidiano. Ecco, quei punti, penso che lì dentro ci saranno tante di queste cose che possiamo riprendere. E poi certamente come mettere in atto, ne ho sentito dal giorno dopo, autofinanziamenti, possibilità di dare anche delle risorse per fare delle progettualità più compiute, cioè come mettere in atto queste tematiche. Ecco, su questo qualche idea è venuta, qualche altra la possiamo alimentare, possiamo studiare meglio, rapportarci anche con i livelli decisionali sovracomunali, ovviamente, perché noi, insomma, è vero, sono tanti comuni messi insieme, ma come amministrazioni comunali, io lo dico, chiunque può passarci a fare l'amministratore, perché anzi è un dovere di tutti, però dico pure che siamo tanto fragili se non c'è stato un sistema di coesione e di, no, di rapporto con le altre fonti istituzionali, il governo, la regione, il mondo della ricerca, giustamente, che è stato anche chiamato prima, perché sono questi organismi statali e parastatali in qualche modo che messi insieme, non escludendo il mondo imprenditoriale, perché in tutto questo, per esempio, non ci stava una grande componente imprenditoriale anche in questa sala, forse anche
da rifletterci pure su questo aspetto del contratto di fiume, anzi io lo lancerei un po', perché il mondo dell'imprenditoria magari può sembrare quasi un corpo estraneo in questa fase, invece in qualche modo deve essere incluso, perché poi dopo noi prima o poi ci dovremmo confrontare con queste cose. Cioè nessuno, come si diceva, nessuno è escluso in questo ragionamento, perché altrimenti prevale magari una cosa che poi dopo magari ci si rappresenta troppo tardi di altre componenti che magari abbiamo sottovalutato. Poi io vi ringrazio ancora di questa giornata, di questi suggerimenti dati. Noi siamo a disposizione, ce la metteremo tutta, accogliamo il contributo di tutti nel modo migliore. Quindi grazie ancora e buona fine settimana. Grazie Sindaco. Volevo dirvi che c'è Angelo Martinelli dell'Art Palazzo, che il suo intervento era un pochino più articolato, ma ci teneva a 5-10 minuti, non so se sono argomenti molto importanti in termini di qualità di acqua, e vi invito a restare. Grazie Sindaco. Scusate l'ora, ma solo per accendo due o tre cose, poi lo metterò a disposizione, quindi chi è interessato se lo può poi vedere e scaricare in altra occasione. Ma mi sembrava importante non tanto per fare solo una presentazione, ma perché serviva, ho messo alcuni elementi che sono stati citati poco fa come questioni, e credo che sia importante fare il punto, di modo che così la prossima volta faremo un passo in avanti e non ci troviamo ancora al punto di partenza. Devono approvare i piani di gestione, il piano di gestione della qualità delle acque e il piano di gestione del rischio alluvioni, nel bene o nel male. Quindi a giorni dovremmo avere due strumenti che sono cogenti nel momento in cui verranno. Cosa? No, la luce. Ah, le luci. Dicevo, nel momento in cui poi dovremmo lavorare e impostare il lavoro del contratto di fiume. Collegati a questi due strumenti di carattere sovraregionale c'è il piano di tutela delle acque. Il piano di tutela delle acque della Regione Lazio, che doveva essere completato in parallelo, se non prima, in realtà ancora, da quello che ne so, sta ancora diciamo in una fase intermedia. L'unico atto formale è stato fatto ad agosto ed è stato approvato un documento preliminare che c'è d'aiuto ma non è esaustivo. Qui avevo messo giusto uno schema di quelli che sono i giudizi su alcuni corsi d'acqua del territorio. Quello che volevo segnalarvi era questo, che c'è una normativa europea che dà un giudizio di massima, cioè lo stato ambientale dei corpi idrici, che è fatto da parametri chimico-fisici, da parametri chimici e da parametri biologici. Ma la scala è una scala estesa, perché va dalla Finlandia a Cipro, a tutto il bacino del Mediterraneo, all'Irlanda, quindi diciamo i criteri di giudizio, buono, scadente, sufficiente e quant'altro, sono dei macro criteri che sono un po' come se uno va dal medico, il medico ti guarda e dice beh, sei vivo, comunque stai decentemente, perché tanto anche se hai qualche problema sei riuscito a venire da me. E invece la percezione successiva è quella che se uno ha, come dire, delle criticità, dei problemi di tipo fisiologico, se li sente personalmente. Quindi anche noi quando valutiamo un fiume dovremmo arrivare a quel dettaglio, non ci basta più un giudizio sommario di massima, dobbiamo anche capire se c'è qualche elemento di percezione rispetto alla nostra fruibilità, quant'altro, che ci dica sì, ci dicono che sta abbastanza bene, ma in realtà qualcosa che non quadra c'è, e non sappiamo se quel livello è sufficiente o meno a consentirci di valorizzarlo, di fruirlo e quant'altro. Per cui ad oggi noi siamo sulla prima riga abbastanza bene, nel senso i dati ci sono. Sulla seconda riga, quella della quantità, siamo messi piuttosto male, cioè il fiume, o
come qualsiasi altra cosa, ha bisogno anche della quantità, cioè se nella mia memoria storica avevo delle portate naturali, oggi non le ho più perché il Tevere è completamente, diciamo, no, artificializzato a monte, quindi ha dei deflussi di un certo tipo, ma l'altro elemento importante è quello del rapporto dell'acqua con il territorio vicino, con le sponde, quella che si chiama continuità, cioè l'acqua di poter scorrere, quindi gli ostacoli, ma anche gli ostacoli verso l'esterno. Che succede? Succede che ad oggi ufficialmente c'è questa DGR, che è l'unica che fornisce dei dati. Se voi vedete la riga qua sotto, il Tevere medio corso, che sarebbe, diciamo, la parte di cui ci stiamo occupando noi, ha 9 corpi idrici in stato da buona eccellente, 6 insufficiente e 3 in scadente. Quindi sembrerebbe non così critica la situazione, però diciamo che è un giudizio ancora un po' sommario. Tra l'altro quella cartina che vi ho messo a destra dice che sull'analisi delle pressioni di tipo idromorfologico che sono state fatte nel Lazio non sono state considerate quelle che vengono a monte, quindi la zona nostra, di nostro interesse, no, diciamo al confine con l'Umbria, sembra sta un po' tutta sul verde. Perché? Perché il fiume tiene conto, diciamo, è classificato solo con le pressioni interne al territorio, non con quelle che vengono da monte. Considerate che la portata del Tevere tra Orte e la riserva di Nazzano non è che cresca in maniera significativa, tutta l'acqua che transita è quella che viene rilasciata dai sistemi idroelettrici, e quindi se ci sono dei problemi di varia natura che vengono da monte continuano in tutta la parte. Qui non vado nel dettaglio, ho messo degli schemi, diciamo, di giudizio, di valutazione dello stato della qualità. Quello che voglio farvi vedere è questo. Questo è l'idrometro a Valle di Albiano. Sono dati, ogni valore riportato sulla scissa un giorno. Come vedete, nell'arco delle 24 ore a volte succede che ci sia quantomeno un rilascio e una chiusura delle paratoie dei impianti idroelettrici a monte, quindi il fiume non è più un fiume naturale, c'è un certo arco di ore della giornata in cui la portata è molto bassa, poi quando si aprono tutte le centrali idroelettriche arriva l'onda di piena e il fiume sale. E questo ha dei suoi effetti, diciamo, sia sulla fruibilità che sulla qualità. Questo di destra è il Nera a Montoro, quindi prima della confluenza sul Tevere, perché non ho dati delle stazioni del Lazio, tipo Civita Castellana o quant'altro, ma insomma anche lì, come vedete, oscilla molto forte. Questo era un quadro invece sulla parte che più ci riguarda, diciamo, dalla confluenza da Orte fino a Nazzano. Ci sono degli elementi sul giudizio, ma che ci dicono che le acque in realtà non stanno benissimo, e uno dei problemi è per l'allentamento della velocità. Cioè la traversa di Nazzano praticamente crea un rigurgito dell'acqua nell'alveo del fiume fino all'altezza della confluenza dell'Aia e del Treia, cioè sono oltre 20 km misurati lungo l'asta del fiume. Questo che cosa fa? Vuol dire che da questo profilo qua sotto tutta la sezione, diciamo, il canale fluviale è completamente sempre pieno d'acqua, l'acqua viaggia molto lentamente e crea tutta una serie di processi di sedimentazione e di decomposizione, per cui gli obiettivi ecologici non sono da una parte raggiunti, e dall'altro si crea un meccanismo particolare, cioè non abbiamo più un fiume molto diversificato come succede normalmente, cioè il fiume c'ha una barra di sedimenti, c'ha della vegetazione e quant'altro, abbiamo un canale completamente pieno d'acqua, e quindi a livello ecologico abbiamo un unico habitat, quando in realtà in quel fiume storicamente ne potevamo avere molti di più. E questo non è recuperabile facilmente mantenendo queste situazioni, bisogna cercare di ragionare su come migliorare e recuperare un po' di naturalità. Altri elementi, questo qua l'abbiamo fatto l'anno scorso, c'è stato un convegno a Perugia mondiale sui laghi, abbiamo fatto dei campionamenti sul lago di Nazzano, ci abbiamo trovato tutta una serie di pesticidi e sedimenti, e ci abbiamo trovato anche dei valori sopra, se voi li vedete, eccetera, di mercurio e di su Nazzano, che quello là in fondo a destra, solo il mercurio in più oltre ai pesticidi. I pesticidi sono quelli storici, insomma, il DDT, insomma, tanto per dire, tutta questa famiglia. Il mercurio, perché il mercurio? Il mercurio perché paglia viene anche dal Monte Amiata, nel Monte Amiata ci sono delle miniere di mercurio, quindi è un'origine, diciamo, naturale, però comunque è un componente che è presente nei sedimenti, e se uno parla di un'area protetta, insomma, non è così favorevole, no,
per il mantenimento di una biodiversità a livello di quel tipo di territorio. Questi sono dei documenti che poi posso mettere a disposizione, purtroppo ancora non ci sono in italiano, ma sono importantissimi, soltanto per dirvi che in questo processo delle direttive europee sulla qualità ambientale stanno riscoprendo banalmente che le tecniche di difesa naturale, anche contro le piene, oltre che per migliorare la qualità, sono fondamentali. Cioè, la tecnologia adottata fino ad oggi per la difesa idraulica dalle piene dei nostri centri, dei nostri territori, era quella della difesa fisica, cioè batterie, meccanismi di canalizzazione e quant'altro. In realtà non abbiamo fatto altro che accentuare il problema, perché ogni volta che piove l'acqua, come l'impermeabilizzazione, non fa nient'altro che transitare più rapidamente e da qualche parte poi concentra queste portate. E questi documenti praticamente invece dicono qual è il valore importante della ritenzione naturale, cioè spingere verso un recupero dei territori perifluviali che abbiano anche questa funzione. E in un'ottica di fruizione di ambienti di pregio come quelli che sono qui da noi, è fondamentale, perché riusciamo a coniugare difesa idraulica e qualità delle acque allo stesso modo. Qui vado avanti, sono in inglese purtroppo, ma sono tutta una serie di elementi sia per le misure agricole che per la gestione delle risorse idriche, quindi nei due contesti, sia nella parte agricola che nella parte proprio più specifica delle acque. Chiudo soltanto facendovi vedere un paio di siti che sono accessibili a tutti, quindi chi vuole se li può andare a vedere. Questo è il RENDIS, gestito da ISPRA, che è il repertorio di tutte le, diciamo, gli interventi di difesa del suolo, per cui ci sono sia puntualmente la localizzazione di finanziamento e stato di avanzamento di interventi per la difesa idraulica, quanto anche per eventualmente frane eccetera, ma tutta una serie di elementi cartografici che sono utilizzabili. Quello che vi ho messo lì in blu è l'area a pericolosità 3 lungo la Valle del Tevere, questa è l'altezza di Magliano, quest'altro è Trastimigliano e la riserva, e questo in basso è Rieti. Come vedete, praticamente abbiamo una bella fetta di territorio che ha una pericolosità elevata, quindi quando andiamo a fare interventi o quando dovremmo recepire quello che sono le pianificazioni a livello di distretto, dovremmo ragionare in questi termini. E devo sottolineare che il piano di gestione che sta concludendo l'autorità di bacino per il rischio alluvioni mi sembra molto ben strutturato, nel senso che, contrariamente a quanto fatto finora con i vecchi piani di assetto idrogeologico, non si basa soltanto su simulazione idraulica e soluzioni di tipo idraulico ingegneristico, ma addirittura un pilastro altrettanto forte basato sulle misure di rinaturazione, cioè usare tutte quelle componenti naturali e peculiari del territorio per ridurre i picchi di piena e ridurre anche il rischio. E questo mi sembra, diciamo, un passo, anche questo, come diceva prima Massimo, culturale molto importante, cioè non stiamo più ragionando con una mentalità vecchia, ma siamo passati a una mentalità diciamo al passo con i tempi. Un altro sito molto interessante è questo, sul sito dell'Agenzia Regionale Parchi, qui vedo il direttore di Nazzano, credo che lo conosca, c'è questo sistema informativo che si chiama SITAP, che oltre a fornire informazioni molto importanti consente anche una consultazione a scale diverse sul territorio. Qui vi ho messo a titolo di esempio la cartografia della rete ecologica con le basi geologiche. Quello che vedete in verde, mi sembra, tutti quei segmenti in verde sono degli elementi di connessione che sono collegati ai corsi d'acqua e quant'altro. E quindi, in un'ottica di riqualificazione del territorio, sono elementi fondamentali, perché agiscono sia per il miglioramento all'interno di aree protette o di aree di riqualificazione, che per la difesa connessa ai corpi idrici, ma anche in un'ottica di capire come valorizzare il proprio territorio. Se vedete, tutta la piana sotto Stimigliano, no? Non c'è una traccia, cioè quella è stata, vuol dire, completamente desertificata in quest'ottica, insomma. L'ultimo elemento, ma ne parleremo spero la prossima volta, dicendo che come ARPA e anche personalmente siamo disponibili a organizzare sul territorio, diciamo, del contratto di fiume uno o più incontri
per affrontare in dettaglio queste tematiche, quindi non so se vogliamo fare uno specifico per il Farfa, uno per la parte più bassa del Tevere, l'altro più per la zona di Magliano, ben venga. Che cosa serve? Nel lavoro che dovremmo fare con tutti insieme di diagnosi partecipata, cioè dovremmo ognuno di noi fornire quegli elementi sul territorio che sono utili poi per trovare e per proporre soluzioni connesse a quelli che sono gli obiettivi del contratto di fiume. Chiaramente quindi documentare, come diceva anche prima Massimo, situazioni critiche che si rilevano sul territorio anche con le fotografie o quant'altro, ma anche avere una memoria storica. È vero che i corsi d'acqua naturalmente evolvono, cioè quindi uno non può dire mille anni fa era così e oggi deve essere come mille anni fa, però la dinamica di evoluzione può essere o naturale o accelerata o rallentata a seconda dell'intervento umano, e quindi dobbiamo prendere a riferimento quello che è successo nei decenni passati o anche nei secoli passati, proprio ricostruendo questa memoria storica, che può essere sia un contributo da parte dei soggetti che partecipano al tavolo, sia anche documentale. Qui vi ho messo una foto di un voto aereo del 1954 che ha il pregio di essere, di avere la copertura su tutta l'Italia. Questo non è il Tevere perché non ce l'avevo, è nera tra terni e anni, però vi ho cerchiato delle cose che ancora 60 anni fa esistevano, cioè il fiume non era ancora completamente canalizzato ma aveva ancora delle parvenze, c'erano tutta una serie di anse, di meandri, di zone umide collegate che se andate a vedere oggi è diventato diritto, cioè tutto quello che era prima per uso agricolo, poi per uso industriale, tutto quello che era occupabile è stato occupato. Adesso se andiamo a vedere sul Rendis l'area esondabile, tutta questa zona è completamente inondabile in caso di piena. Perché? Perché abbiamo ristretto l'alveo, abbiamo cancellato tutte quelle memorie del territorio che consentivano di laminare la piena, di stoccare acqua, di creare delle zone umide di pregio che adesso si sta anche cercando di rivalorizzare. Qui vi ho messo un altro paio di cose, un'immagine del catasto bergoliano, in parte disponibile dall'archivio di Stato su in rete, chiaramente a bassa risoluzione, ma se ci interessa si può anche andare a recuperare questo catasto, che è il primo catasto nazionale italiano fatto all'inizio dell'Ottocento, quindi chiaramente è nato per altri fini, erano fini economici per far pagare, no, le tasse sulle proprietà, però consente di ricostruire quello che era l'assetto del territorio. Poi quello che invece, e concludo, è importante è documentare quelle che sono le valenze o le criticità del territorio. Qui ci sono un paio di foto del Basso Farfa, no? Una è una scogliera artificiale costruita quasi un secolo fa, non so esattamente quando, per la creazione del sistema idroelettrico che è collegato al Farfa. L'altro sono delle sorgenti di acque solfatiche che stanno nella parte bassa del Farfa, che in parte sono ancora allo stato come sempre naturali, ma stanno in un contesto che di fatto non ne consente più la fruibilità. Uno, perché dal lato del fiume è stato creato un argine molto alto, dall'altra parte ci sono dei terreni agricoli con delle siepi di rovi impressionanti. Perché? Perché probabilmente lì non si poteva più coltivare e nessuno ha avuto interesse magari a, come dire, mantenere quel territorio, renderlo fruibile. Credo che sia la zona dove c'è stata una proposta qualche anno fa di fare un monumento naturale, quindi insomma qui già l'idea c'era. Documentandolo attentamente, cercando di capire come si può anche valorizzare mantenendo la naturalità, ma comunque riuscire a dargli una valenza multipla, no? Non soltanto a fini della preservazione, che sono elementi importanti. Grazie.